Allenamento isometrico in home gym o dovunque voi siate. Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere il mio setup personale per effettuare questa metodica di allenamento, ovvero tutto quello che utilizzo quotidianamente o settimanalmente per allenare la forza massima in home gym attraverso l'utilizzo della contrazione muscolare più sottovalutata in assoluto, ovvero la contrazione isometrica. Ne ho già parlato diverse volte qui sul mio canale, così come sul mio canale Instagram, e sappiamo perfettamente che l'isometria contribuisce ad aumentare notevolmente i livelli di forza massima. Ho anche recentemente fatto un piccolo esperimento su me stesso sulla forza massima dei bicipiti, che è riuscita alla grande. Ti consiglio di recuperare quel video sul mio canale ufficiale di Instagram, cercando semplicemente il mio nome. Oggi però non perdiamo ulteriore tempo, andiamo a vedere alcuni strumenti che utilizzo per effettuare questo tipo di allenamento. Vedremo alcune cose più economiche e più abbordabili da chiunque, e arriveremo alla fine a vedere anche attrezzatura più professionale per ottenere proprio il massimo dei nostri allenamenti. Ma in particolare sto parlando delle overcoming isometrics, ovvero le isometrie nelle quali cerchiamo di vincere una resistenza inamovibile. Un esempio banalissimo: io che cerco di buttare giù spingendolo un muro. Chiaramente non ce la farò mai, ma questo non significa che io non stia imprimendo molta forza contro il muro. Di conseguenza sto sviluppando anche la forza muscolare degli arti che intervengono in quel movimento. Andiamo quindi subito a vedere alcuni di questi attrezzi. Partiamo dal più semplice in assoluto, è una cinghia da sollevamento. Queste vengono utilizzate per spostare gli alti carichi, costano nulla perché costano 8 euro, 10 euro, 20 euro a seconda del modello, della marca e della lunghezza e sono comodissime. Semplicemente possiamo fissarle a qualcosa, semplicemente ad esempio anche starci sopra. E poi possiamo metterci in una posizione che vogliamo per l'esercizio che vogliamo fare, in questo caso ad esempio allenerei il bicipite e cerchiamo di sollevare il carico. Ovviamente non riesco a sollevarlo perché lo sto bloccando con il piede e si spera di essere più forte di gamba che di bicipite. Quindi questo è uno strumento che possiamo utilizzare in mille maniere diverse, possiamo allenare ad esempio il dorsale, ci mettiamo in posizione di rematore, possiamo allenare le spalle, possiamo allenare il pettorale se ce ne fidiamo dietro e spingiamo, possiamo allenare le spalle, possiamo allenare qualsiasi movimento, qualsiasi muscolo. Sostanzialmente il più economico in assoluto, veramente, ma estremamente versatile e utile, molto più avanzata, anche un pochino più costosa logicamente, ma è un prodotto professionale che ammiro tantissimo e che sto usando molto spesso, che è la banda per le isometrie di 0RM, un'azienda fondata da Davide Collella, un SNC coach, un mio collega carissimo, bravissimo, che ha sviluppato un prodotto veramente per me geniale, davvero geniale, perché con questa banda possiamo praticamente fare tutte le isometrie che vogliamo. Stacco da terra, squat, mezzo squat, bicipiti, tricipiti, dorso, praticamente ogni singolo muscolo, ogni singolo movimento che vogliamo allenare e con il quale vogliamo allenarci in isometria, possiamo utilizzare questa banda. Regge una valanga di chili, io sposto in certi esercizi 250-300 kg e questa qui tiene perfettamente, quindi garanzia assoluta, a meno che tu non sia uno strongman che traina aeroplani, in quel caso magari chiede a Davide se regge anche per sforzi simili. È una banda veramente utilissima. Sul canale YouTube di 0RM puoi andare a vedere diversi esercizi che vengono fatti con questa banda, o così come andare a vedere sul loro sito ufficiale che lascio anche in descrizione video. Tra l'altro mi sono messo a collaborare con loro proprio perché credo nel prodotto, lascio anche un codice sconto in descrizione. Quindi la banda 0RM è veramente fantastica e altamente consigliata. Sicuramente un modello molto più sviluppato rispetto a una cinghia di base col quale puoi fare molte meno cose e non è studiata come appunto un prodotto simile. Andiamo avanti, abbiamo in questo caso la cintura di Kingsbox con la quale collaboro da tanti anni, come sapete. Questo lo utilizzo primariamente per fare i miei squat isometrici. Mi incateno a terra, tra poco vedrete come. Regge una valanga di chili, nasce per gli strongman, quindi nessuna paura. È molto comoda perché è molto larga e molto imbottita sulla schiena, quindi non vi rischiate di rovinare come invece facevo inizialmente quando utilizzavo soltanto la cinghia da 1 metro leggera. Una piattaforma, ecco. L'ho fatta costruire e saldare da un atleta che alleno che è capace di fare queste cose. Me la metto sotto i piedi, ci salgo sopra e mi aggancio con catene, cinghie, tutto quello che mi serve. Una molla per avere un minimo di elasticità quando traino.
con un minimo di elasticità riesco a tirare con un pochino più di forza perché il sistema nervoso non mi impedisce di, non mi blocca, tra virgolette, per paura di farmi male, ma avere quella leggera elasticità, quella leggera flessibilità ti permette di spingere veramente a tutto gas. E quindi questa è una piattaforma veramente fantastica, l'ho fatta fare a mano, se conoscete un bravo fabbro, qualcuno che possa farvela, benissimo, perché difficilmente è un prodotto che potete trovare in commercio. Mi ci lego con la cinghia, ad esempio, con questa cintura, con ovviamente moschettoni. Adesso infatti vediamo, ho di tutto, attrezzatura d'arrampicata che mi è stata consigliata da più persone su Instagram che fanno proprio arrampicata, moschettoni che tengono migliaia e migliaia di chili, così sono sicuro di non rischiare di morire, perché in esercizi come belt squat, cioè squat isometrici o stacchi da terra isometrici, si arrivano veramente a spostare 200, 250, 300 kg o più a seconda delle posizioni, se si è un atleta forte. Catena per collegarsi appunto alla piattaforma che vi ho appena fatto vedere, quindi moschettone attaccata alla piattaforma, moschettone collegata alla catena e la catena collegata alla cintura. In questo modo riesco ad andare a fare lo squat isometrico. Poi ovviamente serve tutta una serie di agganci. Barra per fare ad esempio trazioni o per fare stacchi da terra, stacchi rumeni, zercher squat. Poi abbiamo una maniglia per fare esercizi unilaterali come la tirata a una mano, rematore, chest press, qualsiasi cosa. Poi, fondamentale e indispensabile, è questo strap per caviglia o per mano, per polso, ovviamente, per fare esercizi di isolamento, ad esempio alzate laterali, per fare leg curl, per fare leg extension. Il limite è l'immaginazione. Ci basta semplicemente legarci a qualcosa e spingere con la massima forza che abbiamo. In questo caso staremo allenando la forza massima. Generalmente stiamo sui 5-6 secondi di spinta al 100% dell'intensità e vedrete la forza aumentare. Ma per come mai ho detto vedrete la forza aumentare? Come faccio a sapere se sto aumentando la forza? Sai, sollevo un bilanciere, lo vedo quanti chili ci sono sul bilanciere, no? Come facciamo a sapere quanti chili sto spostando se sto facendo un allenamento isometrico? Utilizziamo un dinamometro. Questo è un dinamometro semplicissimo, industriale, che ho comprato su Amazon per provare, sperimentare. Costano 30-40 euro, magari lascio un link in descrizione anche di questo. Regge fino a 300 kg, quindi va benissimo. E questo mi dice quanta forza sto esprimendo. Quindi, quando ho detto prima che lego la catena alla piattaforma e poi la lego alla cintura, beh, in mezzo ci mettiamo questo. In questo caso riuscirò a capire quanta forza sto esprimendo. Questo è super interessante, super utile, proprio perché l'unica pecca dell'allenamento isometrico è esattamente quella. Quanti chili sto esprimendo? Con questo lo scopriamo. Questo, nuovamente, è la versione economica, abbordabile praticamente da chiunque perché si parla di 30-40 euro, non di più. Andiamo a vedere qualcosa di un pochino più professionale. Eccoci, siamo al Tindec. Lascio il link in descrizione video anche di questo. Questo è un dinamometro professionale che ho comprato da un'azienda norvegese. Attenzione, pagherai le tasse doganali, ti avviso, perché questo è lo stesso strumento di quello, praticamente c'è un dinamometro, con la differenza che ha una sua applicazione professionale che ti traccia tutto, ti registra i dati, ti misura anche il tasso di sviluppo della forza oltre ai picchi di forza massima. È utile anche l'allenamento perché puoi settare quanti secondi vuoi tenere o per quanti secondi vuoi spingere, e lui ti misura poi la forza non solo di picco, ma anche quella media. Estremamente interessante, perché mentre il picco può variare, la forza media espressa su 5-6 secondi è altamente collegata a veramente quanto sei forte in un dato esercizio. Quindi strumento altamente professionale questo. Come vedete, poi qua in alto ho un'altra catena con un moschettone per fare esercizi isometrici dall'alto, ad esempio le trazioni a una mano o push down collegandoci la barra e via dicendo. Insomma, come dicevo, il limite è l'immaginazione, basta un po' di inventiva e capire il concetto. Sostanzialmente devo semplicemente spingere il più forte che posso contro un qualcosa di inamovibile, che poi sia una cinghia da 8 euro, una cinghia professionale, una cintura che mi lega a terra con una catena a una piattaforma d'acciaio. Onestamente, poco cambia, anche se i prodotti professionali che vi ho mostrato io personalmente li sto utilizzando tutti i giorni e ve li consiglio altamente. Se volete sapere di più di queste tematiche, innanzitutto vi consiglio di guardare il mio canale Instagram perché ne sto pubblicando molto di materiale su questi contenuti. E poi fatemi sapere nei commenti se avete delle domande specifiche. Nel frattempo, come sempre, allenatevi.